culo, Murici, Murici, torna in Turchia, torna a nuoto, ci devi tornare, Murici, ci hai rotto il cazzo, Murici, ci hai rotto il cazzo, almeno sei alto 1,90, prendile una pala di testa, ma guarda te, ma vaffanculo, ma neanche un pareggio siamo riusciti a portare a casa, col 60% di possesso palla, neanche il pareggio. Col 60% di possesso palla a San Siro. Perché in difesa ogni cazzo di volta che buttano la palla dentro ci fanno gol. Ci fanno gol. Porca puttana. I laziali che vi raccontavano che col Napoli era io. Col Napoli ho detto calma. Ho detto calma. Perché io non vi racconto le barzellette. Arriviamo settimi. Se continui così. Se non inverti la rotta. Inzaghi, svegliati. Ma è possibile che prendi tre gol a partita? Porca puttana Eva. L'hai visto il Napoli che non vince neanche col Torino? Il Napoli è in crisi, se ancora non l'avete capito. E ho goduto domenica, è ovvio che godo, perché sono 3 punti. Ma l'ho detto, non esaltatevi e lasciate perdere quelli che vi dicono che questa squadra è fortissima, che questa squadra quando vuole fa chissà cosa. Questa squadra al momento, quest'anno in campionato, sta facendo ridere. Quanti punti abbiamo? 21 in 14 partite, 21 punti! È una media da decimo posto! E quest'anno non c'è solo il Milan, c'è anche il Verona, il Sassuolo, non so quali altre squadre, ma ragazzi dobbiamo svegliarci! Cazzo! Oggi, ma è possibile? Hai fatto poi una buona partita, ma dopo 15 minuti, come cazzo fai a essere 2-0 con il Milan, con un Milan che è fortissimo? Io ve lo dico, io che mi segue le live, io è 3 mesi che dico che il Milan è solido, che il Milan non è Ibra dipendente, non è che sì, non è. Il Milan è una squadra solida, a differenza nostra, cazzo. Eravamo riusciti anche a ribaltarla, ma no, il risultato noi non lo teniamo, non lo teniamo mai, porca puttana. E non può segnare sempre sto cazzo di Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Luis Alberto. Può segnare un gol una volta un difensore? Può segnare un gol Lazzari, può segnare un gol Marius. Può segnare un gol Murici? Come mai il Milan, i gol del Milan di oggi, avete visto? Non segna solo Ibra, Leao, segna anche Theo Hernandez, Rebic, Calhanoglu. Calhanoglu non aveva fatto ancora un gol in campionato, l'hanno gufata sti telecronisti di merda. Tiè, con noi. Ma porca puttana, ma io, ma cazzo, ma oggi veramente mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo. E io sti problemi qua, caro Inzaghi, è 3 mesi che li dico. Cioè, ma è possibile due calci d'angoli? Cioè, noi non abbiamo ancora fatto un gol da calcio d'angolo, se non vado errato, al massimo ne abbiamo fatto uno, ma è 1 anno e mezzo che non segniamo da calcio d'angolo. Luis Alberto che da calcio d'angolo continua a cercare di tirare, porco zio, zio, ho detto che Donnarumma lo sa che tiri, lo puoi sorprendere una volta, ma basta, loro due calci d'angoli, due gol, e santo anche Reina, perché poi Reina ha fatto una parata incredibile alla fine su Rebic, Rebic si è mangiato un gol. Poi il Milan ha giocato in contropiede, ma il Milan cosa doveva fare? Il Milan era ridotto all'osso, anche noi avevamo dell'assenza, ok. Però ragazzi, questa è una costante, questa è una costante. Cioè con questa media io arriviamo settimi, è già tanto. Dobbiamo svegliare, cambiare rotta. Inzaghi, Inzaghi, se vedi che questo modulo, questi giocatori non vanno più bene, cambi, cambi, porco. Non è possibile che tu sempre col 3-5-2, devi cambiare, perché finché il 3-5-2 va bene, io ti dico, ok, te piace quel modulo lì. Ma quando non va bene, non hai ragione, Inzaghi, devi cambiare, devi fare qualcosa, devi fare qualcosa. Mamma mia, adesso cerco di parlare un attimo, se no veramente qua dovete sentire il video col volume basso. Ma oggi veramente io così incazzato e non mi ricordate. Perché ci mancava solo che ci segnasse Daniel Maldini. Perché ho detto, vedete che il tra. Perché se lì veramente bruciavo la casa e sto armadio qua non c'era più. Abbiamo preso gol da Teo, vabbè. Madonna, ragazzi. Ho perso, io 300 calorie le ho perse in questi 3 minuti. Veramente, io non so cosa dire, non so cosa dire, non so cosa dire. Poi i ragazzi si sono anche impegnati, però. Cioè, come fai a prendere 3 gol a pa. Cioè, solo col Napoli non abbiamo preso gol perché non avevano gli attaccanti titolari. 2 gol col Verona, dal Benevento Schiattarella, e oggi 3 gol.
Io non ce la faccio, non ce la faccio. Cioè, no, io come faccio a credere in questa, avere fiducia in questa squadra? Cioè, fai una partita buona, una vittoria, una sconfitta. Una vittoria, due sconfitte. Un pareggio, una vittoria. Come, dove andiamo? Dove andiamo? Poi, il problema di questa squadra principale è questo. Che questa squadra fa 10 minuti male, prende due gol. Cioè, gli altri magari giocano male 10 minuti, 20 minuti, prendono un gol. Prendono un pa... Noi no, cioè noi siamo burro, noi approcciamo male la gara, 2-0, c'è neanche il tempo, io non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto, eravamo già sotto 2-0, poi è recuperato, ma non è che tutte le volte affronti il Milan senza Kier, senza che sì, perché adesso parliamo di fase difensiva, lascia perdere Ibra, perché noi andiamo in difficoltà non con Ibra, io preferivo ci fosse stato Ibra, mio nonno, mia nonna, perché noi andiamo in difficoltà, hai visto Rebic oggi che ha fatto quello che volevo, Leao quando ripartiva. Cioè ragazzi, io dico solo una cosa, invertiamo la rotta, poi domani, dopo avremo tempo di analizzare con calma, perché poi bisogna parlare con calma, oggi ero incazzato nero, però devi invertire la rotta, se no non vai da nessuna parte. Io sto parlando di campionato, Champions va bene, abbiamo fatto bene, col Bayern potremmo anche perdere, non me ne frega un cazzo, ma tu in campionato non puoi fare figure di merda. Non dico che devi arrivare quarto per forza, perché lo so che è difficile. È difficile anche per la Juve quest'anno, figurati per la Lazio. Ma devi fare un campionato dignitoso, perché tu ti chiami Lazio, ok? SS Lazio dal 1900. Ragazzi, like al video, condividetelo, seguitemi su Instagram. Bella.